Docente di lettere, 41 anni, originario di Marconia di Pisticci nel Materano, Marco Toscano, insegnante all'Ipsia Ercole I d'Este di Ferrara, ha vinto l'edizione 2019 di Atlante Italian Teach Award. Quattro professori premiati su oltre 600 progetti arrivati dalle scuole italiane. Un premio dedicato ai professori organizzato da Repubblica Scuola United Network. Un'iniziativa alla seconda edizione da quest'anno gemellata col premio mondiale Global Teacher Prize, il Nobel dei Prof. La cerimonia all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ma in che modo il docente lucano ha fatto la differenza? Con il progetto chiamato The New Poets, che promuove la poesia, la musica, la danza e le arti visive, si scrivono canzoni a ritmo rap su problematiche sociali, violenza, mafia, bullismo, e realizzano video che oltrepassano i confini della classe, come è accaduto per la colonna sonora della campagna nazionale contro la violenza sulle donne. Non è normale che sia normale. Non è normale che sia normale fare ripetutamente del male. Non ci aspettavamo di raggiungere questi risultati, però il nostro è un sogno che sta diventando realtà, che è quello appunto di trasformare la didattica tradizionale in qualcosa di moderno e realizzare quindi canzoni che possono andare sulle piattaforme digitali moderne. La mia, ha raccontato il prof innovatore della scuola italiana, è una missione. Io sono orgoglioso di essere lucano e porto con me quei valori che ci contraddistinguono, la volontà, l'onestà, la ricerca dell'arte, della sensibilità artistica in generale, e siamo buoni per antonomasia. Infatti facciamo beneficenza anche, e a proposito del brano della violenza contro le donne, i ricavati della canzone vanno agli orfani di femminicidio.